Qualcosa, no? In questo momento voglio dire, ho l'affaticamento di chi fa zumba. Zumba, un allenamento assolutamente straordinario, con un potere ammaliante latino. Io credo che l'aerobica unita assolutamente con la zumba e salsa e merengue è stata un'idea eccezionale, grazie a Beto Perez, colombiano. E dobbiamo anche dire, ed è una cosa straordinaria e bellissima, che questa felicità a livello del fitness, del wellness, dà un potere straordinario alla mente, oltre che un benessere a livello fisico, ma stimola assolutamente una sostanza, la serotonina, che è praticamente responsabile del controllo dell'umore. E quindi zumba tutta spiano, ciao! Che cosa deve fare Stefania? Dici cosa deve fare chi vuole venire qui a fare questo corpo di zumba, questo corso? Comincia ad iscriversi a questi corsi che hanno un'evoluzione graduale, dove si cominciano a conoscere i classi della salsa e del merengue, si comincia ad allenare giustamente l'apparato cardiocircolatorio, che è assolutamente importante, quindi allenare il cuore. Si può fare anche altri tipi di attività, prima di fare questo tipo di attività che è abbastanza forte a livello di resistenza aerobica. Ma poi la gioia di ballare, la gioia di sentirsi felici, penso che sia questo il potere straordinario della ginnastica a livello mondiale. E poi loro già vanno da sole. Come vedi, sì, loro hanno delle coreografie che cominciano anche ad elaborare da sole. E quindi con l'ascolto della musica, la ritmizzazione del movimento, come potete vedere, la squadra si muove da sola perché giustamente è stata istruita al ritmo e coreograficamente sono
sono stato insegnato basta. Sempre all'avanguardia, Stefania. Io devo essere all'avanguardia perché io mi sento forte. Grazie. Ciao.